La Vergine di Guadalupe invece appare vestita con gli abiti degli autoctoni, parla la loro lingua, accoglie e ama la cultura del luogo. Maria è madre e sotto il suo manto trova posto ogni figlio. In Maria Dio si è fatto carne e tramite Maria continua a incarnarsi nella vita dei popoli. La Madonna infatti annuncia Dio nella lingua più adatta, cioè la lingua materna. E anche a noi la Madonna ci parla in lingua materna, quella che noi capiamo bene, no? Il Vangelo si trasmette dalla lingua materna. E io vorrei dire grazie alle tante mamme e alle tante nonne che lo tramandano ai figli e ai nipoti. La fede passa con la vita, per questo le madri e le nonne sono le prime annunciatrici. Un applauso alle mamme e alle nonne. Il Vangelo si comunica come mostra Maria nella semplicità. Sempre la Madonna sceglie i semplici sulla collina del Tepeyac. In Messico, come a Lourdes o a Fatima, parlando a loro parla a ciascuno con un linguaggio adatto a tutti, con un linguaggio comprensibile, come quello di Gesù.